Ogni giorno circa 8.000 spagnoli attraversano il confine tra Spagna e Gibilterra per lavorare in questo piccolo promontorio che appartiene alla corona britannica. In auto, a piedi, in bicicletta, sono tutti preoccupati per la Brexit. Hanno paura di perdere il lavoro o di richiedere un visto, il che significa code infinite, come spiega Gemma Salcedo, che ha lavorato come commessa per 15 anni. Invece di impiegare 5 minuti per attraversare il confine, potrebbero volerci 3 o 4 ore. Gibilterra è anche il motore economico di quest'area del sud della Spagna. Si stima che generi il 26% del prodotto interno lordo e non crea solo occupazione. Le aziende della zona esportano beni e servizi a Gibilterra. È ben noto al proprietario di questo negozio di motociclette che teme per il futuro della sua attività. I miei affari dipendono molto da Gibilterra. Uno di questi è la vendita di motocicli, che rappresenta il 90% delle entrate. Inoltre vendo mobili e il fatturato che realizzo con gli abitanti di Gibilterra e i lavoratori transfrontalieri è di circa il 40%. Anche i locali sono irrequieti. L'azienda Gib Maroc importa prodotti freschi in arrivo dall'Europa e per loro è essenziale che il traffico al confine rimanga fluido. Il proprietario pensa che sia possibile un accordo, ma afferma di essere preparato ad ogni eventualità. Gli abitanti di Gibilterra sono degli imprenditori e cercano sempre di trovare una soluzione. Già 48 ore dopo il referendum, qui c'era un'enfasi diversa, un diverso impulso e si stava già cercando di trovare un modo per volgere a nostro favore questa nuova sfida. La popolazione della Rocca ha votato chiaramente contro la Brexit, quasi il 96% ha detto no all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. La Brexit è fonte di preoccupazione permanente qui a Gibilterra, ma alcuni la vedono come un'opportunità per chiudere alcuni dei punti controversi che sono in sospeso con la Spagna da troppi anni. La Spagna ha lasciato da parte la questione della sovranità, ma aspira a usare la Brexit per risolvere alcuni problemi, principalmente l'uso comune dell'aeroporto di Gibilterra, la fine degli scarichi inquinanti nel mare e la lotta contro il contrabbando di sigarette. Ma il punto più controverso rimane la trasparenza fiscale, come confermato dal primo ministro di Gibilterra. Al giorno d'oggi non abbiamo un accordo definitivo in materia fiscale, ma penso che abbiamo fatto molti buoni progressi perché condividiamo degli obiettivi e sebbene non abbiamo ancora raggiunto accordi di tipo tecnico, possiamo essere ottimisti sul fatto che i tecnici saranno in grado di mettere in pratica gli accordi di tipo politico. L'accordo tra Madrid e Londra sembra davvero vicino, ma in caso di fallimento la Spagna potrebbe escludere Gibilterra dall'accordo sulla Brexit e dal suo periodo di transizione.